fare dell'area di Porto Lido un polo dedicato alla vela per i disabili. Questo è l'obiettivo, confessato stamani ai microfoni di Tele4 dal presidente della Lega Navale, Pierpaolo Scubini. Tentiamo di riconquistare, fra virgolette, quell'area e quella zona del Porto Lido che ormai, è, come sappiamo tutti, e chi frequenta la Lanterna e quei posti, è completamente abbandonata. Vorremmo riutilizzarla e in questo contesto dare anche un po' di possibilità alle persone disabili di avere un punto di riferimento anche a livello nazionale. Vorremmo da lì creare un polo di riferimento nazionale per la disabilità. L'occasione per dimostrare quanto i soci della Lega Navale sono già in grado di fare arriva proprio questo weekend, quando accanto alle regate dei professionisti del Match Race classe J24 si vedranno in azione nel bacino San Giusto, vento permettendo, anche i diversamente abili impegnati tra fiocchi, rande, timoni e sartie. In questo contesto abbiamo inserito anche una manifestazione con delle barche particolarissime della lunghezza di 2,5 metri, Hansa, che con due persone di equipaggio, una normodotata normalmente e una disabile. La manifestazione, grazie all'intervento della regione e alle autorizzazioni concesse dalla locale capitaneria di porto, sarà visibile domani sabato e eventualmente anche domenica nel bacino antistante Piazza Unità.